Lutto nel mondo forense provinciale, a causa di uno scompenso cardiaco si è spento a 46 anni l'avvocato Guido Martinoli. Due nomadi sono gli autori dei furti su autovetture messi a segno nel Novarese nei mesi scorsi, i carabinieri di Lesa li hanno denunciati. Casa Ceretti sarà acquistata dal comune di Verbania, si chiede un finanziamento per il recupero alla Fondazione Cariplo. Il Consiglio Comunale di Arona ha deliberato lunedì sera l'acquisto di una porzione di cava Fogliotti, si chiude una vicenda datata anni 90. Prologo con il successo dei Legnanesi, presentata la stagione teatrale della Fabbrica di Villa che auspica una maggiore presenza di ossolani. Tennis B è promosso in Serie C, ora si giocherà il titolo regionale nella finalissima, promossi anche i cugini del tennis Verbania. E bentrovati dalla redazione di Viceo Notizie. L'avete dunque sentito nei titoli. Sgomento a Verbania per la morte di Guido Martinoli. Avvocato di professione, era professionista stimato. Uno scompenso cardiaco lo ha stroncato questa mattina a Novara, dove era ricoverato da qualche giorno. È grande a Verbania il dolore per la morte dell'avvocato Guido Martinoli, che si è spento a 46 anni lunedì sera all'ospedale Maggiore. Venerdì era stato ricoverato al Castello di Verbania in seguito a un malore e poi trasferito a Novara. La notizia si è diffusa questa mattina in tribunale, dove l'avvocato Martinoli era una presenza fissa, così come nel suo studio di Viale Azzari. Sconcerto tra i colleghi e non solo. L'udienza di oggi si è aperta con un minuto di silenzio in suo onore, chiesto dal giudice Luigi Montefusco, presidente della sezione penale, che lo ha ricordato come un avvocato che ha degnamente frequentato questo tribunale. Martinoli era civilista, aveva ereditato la passione per la professione dal nonno e dal padre, l'avvocato Giuseppe Martinoli, già presidente dell'Ordine di Verbania e scomparso anch'egli prematuramente. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo. Lascia la moglie Barbara, che aveva sposato un mese fa, la mamma, le sorelle Barbara e Lucia. Lo ricorda il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Bruno Stefanetti, un ottimo collega, uno stimato ed apprezzato professionista, oltre che un amico affabile e disponibile, lascerà un grande vuoto. Gli fa eco il tesoriere dell'ordine, Marco Marchioni. Guido era sempre disponibile con i colleghi, pronto alla battuta e al sorriso, come ricordarlo se non così, ben voluto da tutti e sempre allegro. È stato convalidato questa mattina dal GIP l'arresto del ventenne marocchino accusato di lesioni gravissime per aver scagliato un calice di vino contro il viso di un uomo di 42 anni di Arezzano, italiano, in seguito ad una lite in piazza San Rocco a Intra. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, resta ai domiciliari su disposizione del giudice. Il 42enne è ancora ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara, ma dopo un intervento chirurgico è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di otorinolaringoiatria. Dovrebbe essere fuori pericolo. Il vetro lo ha colpito alla mandibola, sfiorando la giugulare. I medici si erano inizialmente riservati la prognosi, ancora da chiarire i motivi della lite. E ancora cronaca con le indagini dei carabinieri di Lesa, che hanno portato a scoprire gli autori di diversi furti su autovetture commessi in primavera e estate nel Novarese e Biellese. I carabinieri di Lesa hanno individuato e denunciato gli autori di alcuni furti su autovetture compiute fra marzo e luglio di quest'anno nelle province di Novara e Biella. Si tratta di una coppia di nomadi residenti nel campo di Lozzolo in provincia di Vercelli. Le indagini sono scattate a seguito di un prelievo in debito da un conto corrente tramite bancomat utilizzato presso uno sportello automatico di un istituto di credito aronese. I filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di individuare la donna che ha effettuato l'operazione, la nomade appunto. A conclusione dell'articolata indagine, i carabinieri hanno rinvenuto a casa della 23enne numerosi smartphone, tablet, PC e macchine fotografiche posti poi sotto sequestro, tutti proventi dei furti effettuati fra la primavera e l'estate. Ammontare del materiale rinvenuto circa 20.000 euro. La refurtiva è stata successivamente restituita ai legittimi proprietari. I carabinieri di Borgo Ticino hanno invece segnalato alla prefettura di Novara un 42enne residente a Divignano, sorpreso durante un controllo mirato alla repressione del traffico di stupefacenti con un grammo di marijuana. Successivamente, perquisita la casa, sono stati rinvenuti ulteriori 15 grammi di hashish. A Castelletto Ticino invece, i militari del NORM di Arona ieri sera hanno denunciato un 25enne sorpreso alla guida di una Renault Clio sprovvisto di patente di guida.
Nella notte fra il 10 e l'11 settembre ruba un motorino. I poliziotti, grazie ad una segnalazione, scoprono l'autore del furto, un ventenne, e per lui scatta la denuncia per ricettazione. È successo a Verbania. Quando gli agenti si sono presentati a casa del giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la persona e per quelli concernenti gli stupefacenti, lui non ha battuto ciglio. Ha indicato il cortile dove il Phantom F10 era custodito. Ai poliziotti ha raccontato di averlo ricevuto, danneggiato e senza chiavi, privo del nottolino di accensione e con il motorino di avviamento a vista da un fantomatico rivenditore di Domodossola che se ne sarebbe liberato senza chiedere soldi in cambio. E approda domani invece in Consiglio Comunale la variazione per permettere al Comune l'acquisto di Casa Ceretti, struttura al centro di un progetto di recupero da parte del Museo del Paesaggio e del Comune. Museo del Paesaggio e Comune di Verbania al lavoro insieme per dare un futuro a Casa Ceretti, che era un po' ancora il nodo rimasto da sciogliere. È capitata questa opportunità da percorrere insieme al Comune di poter auspicare, se avremo il finanziamento dei bandi emblematici minori della Cariplo, di completare la ristrutturazione, e in questo modo si spera insieme di riuscire a dare anche un contributo alla rinascita della Sassonia, essendo Casa Ceretti un po' il possibile cuore pulsante di una rinascita per la sua collocazione e per la sua bellezza, soprattutto con un occhio di riguardo allo sviluppo di tutte le arti moderne. Domani sera in Consiglio Comunale una variazione di bilancio che permetterà di reperire 65.000 euro che si aggiungeranno al contributo richiesto alla Fondazione, qualora venisse erogato, di 120.000 euro per completare la sistemazione di Casa Ceretti, e un'altra variazione di bilancio per acquistare da parte del Comune l'immobile alla cifra di 230.000 euro. Il sogno è quello di trasformare Casa Ceretti in un cuore pulsante per la vita culturale di Verbania. Potenzialmente ci sono talenti in giro, cioè a Verbania la scuola Franzosini che si occupa di grafica pubblicitaria, a Domenia il liceo artistico, per cui dare un'opportunità a tutti i giovani che hanno qualcosa da dire, qualcosa da fare, di uno spazio creativo aperto alla sperimentazione. Una particolarità proprio nello spirito, no, di Ceretti, che ha fatto questa donazione, è di creare anche una foresteria, un luogo dove ospitare fisicamente gli artisti. Sì, al primo piano di quella che fu la casa della pittrice Elide Ceretti verrà predisposto un appartamento, diciamo, con più camere, uno spazio comune dove poter ospitare artisti che potranno lavorare nella nostra città, potranno fare dei workshop, potranno fare degli incontri, quindi una foresteria proprio adibita ad un uso, diciamo, prettamente artistico, che è un po', ma come diceva prima, l'obiettivo della pittrice Ceretti. Piano terra invece verranno esposte anche le opere della pittrice, che ci teneva particolarmente, quindi è giusto avere uno spazio proprio per la Elide Ceretti, insomma. Lunedì sera si è tenuto ad Arona il Consiglio Comunale, seduta storica, perché per la prima volta l'Assemblea Municipale si è riunita nel quartiere di Montrigiasco. Un terzo dell'area di Cava Fogliotti diventerà di proprietà del Comune di Arona. Lo ha deliberato lunedì sera il Consiglio Comunale con voto unanime. Si conclude così un capitolo che era stato aperto il 6 maggio del 1987, quando il Comune assunse in locazione una porzione della cava per farne una discarica di materiale terroso e inerti. Si pensò allora alla terra di risulta degli scavi dell'autostrada A26, allora in costruzione. Nel dicembre del 1988 la locazione venne rinnovata sino al 1992. Dalle analisi, nei primi mesi del 1990, si accorsero che venivano conferiti materiali scarti di fonderia. Erano per lo più sabbie, però intrise di metalli pesanti come nickel, cromo, eccetera. La discarica venne chiusa. Al processo penale finirono le ditte che conferivano i materiali, il tecnico del comune e un perito che, dichiarando il falso, certificava che i materiali non erano inquinanti. Nel 2003 anche il comune di Arona venne condannato a risarcire la proprietà, la famiglia Ghemio. Solo nel 2010 il Tribunale di Torino invitò le parti a trovare un'intesa. Accordo raggiunto nel 2013. Il Comune ora acquista un'area di 36.000 metri quadrati per 36.000 euro, un euro a metro quadro.
evita così di dover risarcire la proprietà danneggiata dall'inquinamento con una cifra pari a 12 milioni di euro. Si aggiunga al costo di acquisto dell'area un sistema di regimazione delle acque che non dovranno finire nel lago, bensì, dopo la depurazione, nel sistema fognario. Questa opera costerà altri 100.000 euro. Il sindaco Alberto Gusmeroli si è detto soddisfatto dell'accordo raggiunto e che l'acquisto sia stato approvato all'unanimità. Ne faremo un'area parcheggio dove potranno lasciare l'auto tutti coloro che si recano in rocca. Gli eventi verso l'area dei Borromeo si faranno sempre più interessanti e richiameranno in futuro un pubblico maggiore, ha detto il primo cittadino. Frontalieri, da Roma è rimbalzata nel pomeriggio la notizia che il governo ha prorogato dal 30 settembre al 30 novembre il termine per l'adesione alla collaborazione volontaria per regolarizzare i patrimoni all'estero, cosiddetta Voluntary Disclosure. Ci sarà dunque più tempo per capire come e se la materia colpirà i frontalieri. Soddisfazione è stata espressa da Enrico Borghi, che ha commentato: il governo ci ha ascoltato. Intanto oggi dall'Ossola si è alzata una nuova proposta a firma del consigliere domese Damiano Del Barba circa il futuro impiego dei ristorni. L'esponente PD lancia una proposta all'indirizzo della politica locale: i soldi siano impiegati per creare una rampa per i treni navetta in entrata e uscita dalla Svizzera, nell'area oggi occupata dallo snodo ferroviario Domo 1 dell'area inutilizzata di Via Piave. Questo, spiega Del Barba, andrebbe a risolvere prima di tutto il problema della mobilità dei frontalieri e sarebbe un'eccezionale base operativa a carattere turistico commerciale. L'associazione Asilo Bianco di Ameno ha regalato al centro migranti di Crusinallo una tavola in legno, una vera opera d'arte frutto del lavoro di un gruppo di giovani artisti locali. Un tavolo piuttosto grande, per la verità, e delle panchine che però non sono le solite, c'è qualcosa di artistico. Infatti sono degli artisti, gli amici di Asilo Bianco, che hanno realizzato queste due strutture, queste due opere, che sono in effetti delle piccole opere d'arte particolarmente funzionali, un'opera davvero di arte e di design, e non l'hanno tenute loro, l'hanno voluta dare come gesto di solidarietà ai giovani al centro dei richiedenti asilo di Crusinallo. Un'opera che ha un grosso valore pratico, questo, Alessandro. Sicuro, anche perché noi di Azzurra Cooperativa ci occupiamo di offrire servizio con il comune, però il discorso della solidarietà e del benvenuto, della presenza è importante, e Asilo Bianco qui ci dimostra che portando qualcosa di utile per i rifugiati, gli ospiti del centro di prima accoglienza, danno qualcosa in più, quel benvenuto, quell'accoglienza che serve e dimostra solidarietà. Questo è solamente l'ultimo gesto, perché di questo fine settimana, però ce ne sono stati tanti. Abbiamo visto per esempio ragazzi in giro che hanno anche le biciclette, insomma, non saranno proprio l'ultimo modello, magari non si può fare i mondiali, però sono anche questi piccoli segni come palloni per fare qualche partita calcetto qui dentro. Anche se vediamo, hanno partecipato ad alcuni tornei estivi di calcio, hanno avuto tutte delle divise apposta per giocare, quindi si tende anche a trattarli e a portare un discorso di umanità, ma allo stesso tempo di parità. Quale sarà, la domanda che si faranno anche loro, il loro futuro? Il loro futuro è riuscire per prima cosa raggiungere la commissione preparati per poter ottenere il permesso di soggiorno o la richiesta di asilo umanitario. L'altra cosa invece è anche riuscire a ottenere del lavoro. Noi in questo momento ci stiamo adoperando per aiutarli e formarli, e stiamo prendendo anche contatti per fare in modo che possano fare dei tirocini formativi con delle aziende. Il suo santo patrono San Michele Arcangelo. Questa mattina nella chiesa di Madonna di Campagna a Pallanza è stata celebrata la messa alla presenza del questore e di tutti gli agenti del VCO, oltre alle autorità militari e civili della provincia. Il parroco Don Egidio Borella, nella sua omelia, ha ringraziato la polizia soprattutto per il volto umano e la sensibilità che mostra ogni giorno nella gestione dell'emergenza migranti. Guardate le persone in faccia e le chiamate per nome, ha detto Don Egidio, e non è una cosa da poco o scontata.
Cambiamo argomento. Presentata la nuova stagione teatrale alla Fabbrica di Villa d'Ossola, realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo. Prologo, l'ormai tradizionale appuntamento con i legnanesi nel passato fine settimana. Mamma, fatemi un fratello! No, bene di forma, uno sasca! Lo so, siamo le 7-8! Facciamo le 7-8, non ti ricordi come si può farne uno e farne 7-8? Te volevi il maschietto? Sì. Io la femminuccia? Sì. Venuto fuori legge a contentarci tutti. Da anni aprono la stagione teatrale alla Fabbrica di Villa d'Ossola. Sono i legnanesi che lo scorso fine settimana hanno proposto per due serate il loro Storie dei Cortili. Una due giorni che ha incassato un ottimo successo di pubblico, tutto esaurito il venerdì, sfiorato il teatro al completo anche nella giornata di sabato, per un totale di 1300 persone. Ma qual è il loro segreto? Perché piacciono così tanto al pubblico di tutte le età? Ma il segreto è che la maviglia è bella, insomma, non c'è niente da fare. Ma non lo so, perché probabilmente, perlomeno per quello che penso io, perché noi siamo, l'abbiamo sempre detto, del popolo e per il popolo, quindi ci divertiamo con loro, la gente sa cosa va a vedere, quindi quando si va a vedere i legnanesi è puro divertimento. L'appuntamento con i legnanesi è anche l'occasione per avvicinare alla Fabbrica a nuovo pubblico. La struttura di Villa d'Ossola intanto ha presentato la nuova stagione teatrale, non nascondendo le difficoltà economiche col venir meno dei contributi regionali e provinciali, seppure con spettacoli quasi sempre composti e esauriti, e auspicando la presenza di qualche ossolano in più agli spettacoli, anche vista la prossima apertura del teatro a Verbania. La Fabbrica deve essere considerata un'opportunità non solo per Villa d'Ossola, ma anche per tutti i comuni vicini, ha sottolineato l'assessore alla cultura Marcello Perugini. Lo stesso ha parlato di una platea che conta sempre più giovani e di un buon numero di abbonati, con un 90% di riconferme, 530 su 630 posti disponibili. Da oggi è aperta la campagna per i nuovi abbonamenti. Non sarà facile ripetere il successo dello scorso anno, ha affermato Perugini, presentando il nuovo cartellone, 8 gli spettacoli in abbonamento, un mix tra tematiche importanti e divertimento. Si comincia il 15 novembre con Alessandro Aber e Alessio Boni impegnati nel Visitatore, una storia intensa vissuta nel periodo del nazismo. Altri nomi che saranno alla Fabbrica: Emilio Solfrizzi, Max Pisu, Nini Salerno, Giuliana De Sio, Francesco Pannofino, il ritorno di Vincenzo Salemme. Fuori stagione viene riproposta l'opera con Nabucco a marzo e poi il ritorno anche della danza, che l'anno scorso ha avuto molti consensi con Carmen Bolero, ma continuiamo in quella che è stata un po' la politica anche verso la famiglia. L'anno scorso avevamo fatto due musical che hanno avuto una bella risposta. Quest'anno inizieremo il 22 novembre con Il Principe Ranocchio, la tournée nazionale di questa compagnia, che poi raggiungerà i teatri più importanti d'Italia, partirà dal teatro La Fabbrica. Ultima chicca, proprio in questi giorni abbiamo ultimato anche contratto per uno spettacolo a marzo molto divertente anche per i giovani in parte, che sarà lo spettacolo del Mago Forest con Motel Forest, che chiuderà un po' quella che sarà la nostra stagione, che sarà ricca di altri eventi, a incominciare anche dal gospel, che ormai è una tradizione che prima di Natale sarà di scena in quella Fabbrica. Alle 20 alla Beola, una serata all'insegna del piacere degli occhi e del palato nella straordinaria cornice del ristorante La Beola presso il Grand Hotel Majestic di Pallanza. Venerdì 2 ottobre, una cena che propone raffinati abbinamenti tra le specialità enogastronomiche del territorio con la locale delegazione dell'Associazione Italiana Sommelier. Per info e prenotazioni 348 31 35 827 oppure segreteria.aisvcochiocciola@gmail.com. Aperitivo en plein air, meteo permettendo, con una decina di specialità firmate dallo chef della Beola, Danilo Bortolin. Si prosegue con antipasto di pesce di lago, lasagnetta gratinata ai funghi e ricotta di Ornavasso, scottata di fassona alla brace di erbe alpine, dolce finale, una mousse al moscato e maracuja con caviale di frutti rossi. Il tutto abbinato a 5 vini piemontesi. Bene, siamo allo sport e in apertura parliamo di tennis, con la promozione in Serie C ottenuta dal Tennis B. Più di 100 soci e una storia straordinaria alle spalle, adesso coronata anche da un successo. Insomma, siete passati in terza categoria, questo è un po'
in estrema, ma molto estrema sintesi, la storia del tennis club di Bay. Il tennis Bay si nasce nel 1949, quindi ha un'ottima tradizione, ma anche a livello agonistico, non solamente adesso, anche nel passato, ha sempre avuto delle squadre che si sono sempre fatte molto ben valere e rispettare sul campo. Quest'anno certamente è stata per noi una grande soddisfazione, perché è stato il coronamento di un progetto che è nato nel 2012 con un gruppo di soci attaccatissimi, affezionatissimi e appassionatissimi, che hanno portato la squadra in D1. E poi gradualmente abbiamo deciso di rafforzare la squadra, e nel giro di un paio d'anni siamo riusciti a coronare questo bel successo che ha permesso alla formazione del TCB di raggiungere la tanto agognata Serie C, grazie all'impegno e alla professionalità e al grandissimo attaccamento di tutti questi splendidi ragazzi che vede intorno a me, capitanati dal grande maestro Antonio Altobelli, che è stato veramente un onore poter avere in gruppo con noi. Quante squadre agonistiche avete? Noi abbiamo schierato quest'anno una squadra di over 55, una squadra del campionato limitato 4-5 over 45, due squadre di D3, di cui una si è comportata molto molto bene accedendo alla fase finale regionale, e la squadra di D1 maschile, che appunto ha raggiunto la Serie C. La vostra è un'attività peraltro visto stagionale. Sì, il nostro è un circolo piccolo, come vedete solamente due campi, e che vede la propria attività nelle mani del tempo, nel senso noi riusciamo a partire ad aprile quando i campi sgelano e a cessare normalmente verso fine ottobre, quando purtroppo il gelo riprende e rende i campi impraticabili. Infatti la forza di questo bel gruppo è che, pur non avendo la possibilità di allenarsi in loco, è riuscita su campi amici anche non abbastanza vicini a trovare il tempo di restare allenate in condizione per presentarsi all'inizio della stagione in forma e in condizione tale da poterci rendere competitivi. Ed ora il basket, presentazione ufficiale della Polio Postici Pir Domodossola domenica alla Matia. Presidente, le emozioni di tornare in prima fila con una squadra di pallacanestro? Le emozioni sono sempre fortissime, specialmente all'inizio. Speriamo poi di mantenerle col proseguo della stagione. I presupposti mi sembra che ci siano, i ragazzi sembrano volonterosi e propositivi nell'affrontare questo campionato, che comunque ancora non sappiamo come sarà, speriamo bello. Per me è una passione, mi sono ributtato in prima fila un'altra volta, spero di aver fatto la cosa giusta e basta. A livello di impatto però sono note positive, potrei dire, oggi, tanta gente a vedere la squadra. I ragazzi sono dimostrati da subito carichissimi, adesso c'è da mettere in campo tutto ciò che di buono è stato costruito durante l'estate. Certamente, cioè, sì, l'impatto è positivissimo, perché abbiamo visto tanta gente venire a seguirci, vuol dire che comunque la gente ci conosce e ci apprezza. I ragazzi mi sembrano a posto, insomma, d'altronde eravamo a posto l'anno scorso, fino a un certo momento però. Quest'anno credo che le esperienze passate possono essere servite di monito e di sprone per poi concludere nella migliore delle maniere la stagione. Perciò come obiettivo stagionale possiamo già dire fare sicuramente meglio, ossia andare playoff. Beh, sicuramente meglio dell'anno scorso, sicuramente dovremmo cercare di farlo, e poi vediamo, perché come dicevo prima, fin quando non incontri le squadre che hai di fronte non puoi mai sapere come va a finire. L'importante che loro combattano sempre con vigore e con convinzione di non mollare mai fino alla fine. Nuova puntata di Basketando in onda questa sera alle 20.35 ed in replica mercoledì alle 13 alle 17.30. Sentiamo Daniele Piovera. Nuovo appuntamento con Basketando, siamo qui alla concessionaria Auto Arona di Paruzzaro per parlare di tante tematiche con il direttore generale della Paffoni, Walter Marchesa. Ciao Walter. Ciao a tutti, buonasera. Sei pronto per la partenza? Si vola in Sicilia, si vola a Trapani? Siamo pronti per questo campionato meraviglioso che è la 2, in un girone entusiasmante. E, ripeto, noi siamo la piccolomenia, ma se giochiamo e se facciamo quello che ci siamo prefissi all'inizio del campionato, spero che ci leveremo tante soddisfazioni e magari dare qualche fastidio a qualche grande squadra un po' più attrezzata. Insieme a Walter, il coach della Arona Basket, Tommaso Bruno, che quest'anno, visto il progetto con il College Basket Borgomanero, con Oleggio, con Novara, avrà tanto lavoro. Ciao Tommy.
Ciao, buonasera a tutti, ciao. Anche voi partite sabato in casa contro Rivarolo, una stagione con una squadra ancora di più giovane se possibile. Sì, come sempre, noi scendiamo di anno in anno, quest'anno i 95 sono i nostri senior, tra virgolette. Iniziamo sabato sera 21:15 con Rivarolo, come Serie C, e iniziamo invece lunedì, che è il 5, a Milano con l'Armani Jeans, un inizio così soft nel campionato di DNG. Pensiamo di poter fare dei buoni campionati, insomma, quindi speriamo, come dicevo prima, che il pubblico ci possa dare una mano, soprattutto anche in Serie C, quindi se sabato sera il palazzetto ci sarà un po' di gente, sarà più facile, anche perché io, se posso scegliere, preferisco sempre iniziare fuori casa i campionati e non in casa, ci tocca farlo in casa, quindi se il pubblico ci dà una mano è meglio. Il pubblico ha dato una mano, non è bastato alla Mami, sconfitta da Bottegone, però comunque per il contorno, per tutta una serie di motivi, Mauro può essere soddisfatto. Sicuramente ancora di più orgoglioso di avere creato questo evento insieme a tutti i dirigenti della società e ancora di più a tutti i presidenti e i dirigenti delle società che fanno parte di questo progetto che abbiamo creato, che sta puntando molto sulle giovanili a partire dalla prima squadra, che sicuramente rispetto agli anni scorsi è ringiovanita parecchio, insomma, all'età media siamo andati vicino ai 24, nonostante c'è qualcuno di cui non faccio nomi che ci porta un po' fuori media. Di questo e molto altro parleremo qui a Basketando. E con questo appuntamento termina il telegiornale www.tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.